rappresentazione di un'opera scritta da Luca Bufalini? L'attualità di questo Crotere Falisco nel contesto moderno, nel contesto di oggi. La rappresentazione delle immagini è stata creata mentalmente da Luca e insieme l'abbiamo trasformata in quello che è oggi questo cratere e questa opera. Questo oggetto innanzitutto c'è una ricerca dietro per l'argilla locale del posto dove i falisci andavano a recuperare l'argilla per poi fare i propri manufatti. Viene cavata all'interno di una forra, viene depurata, viene lavorata nel mio laboratorio, impastata e viene creato questo cratere. A disegnare millimetricamente da progetto, questo progetto che è stato elaborato dalla descrizione di Luca della sua opera, insieme abbiamo creato le forme con i caratteri, perché l'arte falisca aveva uno stile suo particolare, il modo di fare i capelli, il modo di fare il sileno, il modo di fare la menate, il modo di fare la decorazione, aveva tutto un suo carattere. Abbiamo progettato, io l'ho riportato manualmente, senza altri artifici, carte copiative o spolveri, ma a mano libera, l'ho riportato, l'ho filettato. Dice, che cos'è la filettatura? La filettatura non è altro che un sistema che adoperavano anticamente i greci e i falisci. Un pennello fatto da vibrisse della lepre, cioè i baffi della lepre, possono adoperarsi anche i baffi di un coniglio normale, ce ne sono di varie dimensioni perché alcuni servono per ripassare il profilo, gli occhi, le mani e altri più lunghi che servono per passare il panneggio. Questa vibrissa non va adoperata come un pennello comune per strofinazione, ma viene preparata un'argilla, che poi è l'argilla quella fondamentale, che poi nel processo spiegherò a cosa serve. Questa argilla che si cava anch'essa in natura viene preparata con l'acqua distillata, una volta che è stata depurata perfetta viene preparata in varie diluizioni, da quella più dura che serve per il filetto, da quella un po' più densa che serve per la contornatura e da quella un po' leggermente più liquida che serve per fare la riempitura delle immagini. Una volta ripassato il disegno col filetto tracciato rimane un segno a rilievo. Questo segno a rilievo servirà poi per far sì che rimanga la figura netta, delineata con un bel nero e a rilievo. Viene contornata con la vernice quella densa, poi vengono passate successivamente intorno alla figura ben 5 mani di vernice. Una volta che si è asciugata con un batuffolo di ovatta, in questo caso loro adopravano il vello della pecora, e veniva lucidato.
La lucidatura serve innanzitutto a rendere brillante la vernice, sia prima che dopo la cottura. Una volta fatto tutto questo, dipinto, l'oggetto è essiccato, è stato riempito all'interno, all'esterno, i vari punti dove andava decorato, viene messo nel forno. Una cottura al paziente, una cottura di almeno 9 ore di forno. Loro adoravano un forno a legna, io sono leggermente migliorato perché sono moderno e ho un forno a gas, però deve essere sempre a contatto con la fiamma. Una volta arrivato alla temperatura di 980-990 gradi, viene messa della legna all'interno della camera di cottura. A che cosa serve la legna? A far sì che l'argilla rossa, che è ossido di ferro, si trasformi da ossido ferrico a ossido ferroso. Da rosso diventa nero. Questo è il procedimento che adopriamo noi oggi per fare queste opere. E fortunatamente non è soltanto l'esperienza, ma anche un pizzico di fortuna, questo oggetto è venuto meravigliosamente bene, sia di colore di nero che sia di rosso.